Signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Comandante, grazie. Grazie a nome dei generali del 198esimo e 199esimo corso per aver voluto accettare il mio e il nostro invito. Quella in questa celebrazione, questa cerimonia dell'alzabandiera oggi assume un significato ancora più importante, più spirituale di quello che normalmente è, perché coincide con il giuramento dei nostri allievi ufficiali del 199esimo corso. Il mio invito oggi, stamattina, qui per lei, perché desideravamo in comunione con lei, tra l'Accademia e un ufficiale, un ragazzo che nel 1973 ha varcato per iniziare un soprattutto a questo istituto militare. Sono certo che il giorno che lei ha varcato quel portone è stato animato dagli stessi sensi di responsabilità, dallo spirito di mettersi in gioco, di lasciare una vita tutto sommato facile per intraprendere un percorso incerto e sicuramente denso di privazioni personali e familiari. Le posso assicurare che i nostri allievi ufficiali entrano, continuano ad entrare in questo istituto con questa grande voglia di mettersi essi stessi in gioco, con questa grande determinazione, con questa grande motivazione, con questo grande volere elevare i loro valori e i loro ideali che sono insiti in ognuno di loro stessi. L'Accademia le vuole riconoscere tutto questo. Lo vuole fare in questo cortile d'onore, che poi è il centro di gravità dell'istituto militare. Qui noi veniamo avvicinati alle armi. Qui giuriamo fedeltà alla Repubblica Italiana, qui avvengono le principali cerimonie. Questo è il punto che fa sistema con il nostro lapidario, che ci ricorda come il giuramento prestato può portare anche al sacrificio estremo. Abbiamo sentito oggi, perché questo avviene tutti i giorni, qui durante la cerimonia della bandiera, quella che è stata la motivazione del nostro ultimo caduto, del maggiore Giuseppe La Rosa. Ma questo avviene quotidianamente per ricordare a noi stessi, che siamo già in servizio permanente, e ai nostri futuri ufficiali, qual è quella promessa che loro prendono all'atto del giuramento e quello che è la vita militare che li aspetta. Ma abbiamo anche la galleria delle medaglie d'oro per i nostri 504 decorati al massimo riconoscimento al valore militare. Quindi ecco, ho voluto farla qui, in questo momento, in questa occasione, perché sappiamo che lei a breve lascerà l'incarico per termine del mandato e desideravamo veramente ritagliarci questo momento, io lo chiamo intimo e di comunione, tra l'Accademia, tutta l'Accademia e la sua persona. Desideravamo augurarle le migliori fortune, con la speranza che possa trascorrere un po' più tempo in famiglia, perché sappiamo che la vita di un militare è una vita piena di sacrifici, è una vita piena di mancanza di presenza nelle rispettive famiglie e quindi ci auguriamo che il passaggio alla vita civile possa permetterle di godere maggiormente i suoi affetti personali. E per evitare che, giocando tra i nipotini, che mi auguro ne possa avere tanti, si possa dimenticare di noi per un momento, desideravamo omaggiarla anche di un piccolo pensiero. È un pensiero che non è il mio, non è quello di questi due corsi, è il pensiero dell'Accademia. Semplicemente non al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, al mio fraintendente, ma è il pensiero dell'Accademia al Generale Corpo d'Armata Enrico. Grazie per quello che ha fatto, grazie per il modello comportamentale che ha passato alle nostre generazioni, che speriamo essere in grado di passare alle generazioni più giovani. Da comandante dell'Accademia le dico che i ragazzi e le ragazze che stanno alle mie spalle sono veramente il fior fior della gioventù italiana e sono molto ottimista che saranno in grado di portare il loro contributo nelle istituzioni, per le istituzioni e per far fare un passo in avanti alla nostra bellissima Italia. Grazie comandante. Thank you.
sarò eccessivo, veramente, veramente lei un po', grazie. Sarò molto breve, anche perché quello che vorrei dirvi ve lo dirò nel corso della cerimonia. 22 ottobre 1973 varcavo quella soglia. Il 27 di febbraio lascerò il servizio e si metterò l'uniforme. Ognuno di voi ricorderà per sempre quel giorno in cui ha attraversato quella porta. E, ahimè, la vita scorre, arriverà anche il momento in cui ciascuno di voi lascerà il servizio. Ebbene, desidero rassicurarvi. 44 anni, un percorso veramente lungo, ma che ho vissuto ogni singolo giorno con entusiasmo, con gioia, e non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto, pur non sapendo di diventare il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, perché nessuno sa cosa la vita ci riserva. L'ho vissuto al servizio della patria ogni singolo giorno, fedele al giuramento che ho prestato. Fate attenzione alle parole che pronuncerete. Da quel momento vi consacrate alla nazione e dovrete, ed è un impegno importante che dovrete portare avanti per tutta la vita. Per tutta la vita professionale e non solo, anche dopo, perché la fedeltà alla nazione non finisce nel momento in cui cesserete dal servizio, dovrà continuare. Detto questo, vi auguro ogni bene in modo veramente informale, che la vostra vita sia piena di successi e soddisfazioni come lo è stata la mia. Un percorso veramente entusiasmante e bello. Impegnatevi, lavorate, state ad ascoltare i vostri comandanti, ascoltate i vostri istruttori. Bravi per il coraggio che avete dimostrato nel scegliere questa vita, che non è una vita facile, è un percorso difficile, ma vi darà molte gioie e molta soddisfazione. Detto questo, grazie e